Ciao a tutti e ben ritrovati in questo video tutorial in cui andremo a realizzare insieme gli orecchini Eva. Faremo precisamente il compagno di questo orecchino qui. È molto semplice ed è nato perché volevo realizzare qualcosa con le kite beads, che sono queste perline a forma di aquilone. E è nato questo modulino a fogliolina. Però chiamarlo orecchino foglia non mi andava e parlando col mio ragazzo mi fa perché non lo chiami orecchino Eva? E io ho fatto ma che c'entra? Lui mi ha detto Eva aveva la foglia di fico, gli ho fatto dico ma questa assomiglia più a una foglia non so di vite, di edera, non di fico, ho detto, però è simile e allora insomma ho deciso di chiamarli orecchini Eva. E passiamo dunque a vedere insieme il materiale necessario per realizzare questi orecchini. Innanzitutto ci servirà una monachella. Io utilizzo una di quelle semplicissime con la molla e la pallina, che però ho sostituito con una perlina da 3 mm e delle rocaille 11-0 per renderla un pochino più carina e particolare della classica molla e pallina dorata, insomma. Poi ci serviranno un paio di anellini. Io ne utilizzo uno un po' più grande e uno un po' più piccolo. Uno un po' più piccolino, questi qui, 6 mm a fuoco, ok, che mi serviranno per agganciare la monachella, vedete in questo modo qui. Poi ci serviranno come perline delle Super Duo, 6 per ogni orecchino, io sto utilizzando queste qui prese alla pallina, sono le Opaca Ivory Luster, White Luster. Ci serviranno poi le kite, ce ne servono 5 per ogni orecchino. Io sto utilizzando queste prese da perline gioielli, Charles White Champagne Luster, questa colorazione bellissima sul beige. Ci serviranno poi due perline da 6 mm, quindi una per ogni orecchino. Io sto utilizzando questa colorazione qui. Molto carina, una colorazione metallica. Infatti le ho prese in un mix, metallic mix da 6 mm, se non sbaglio da perline gioielli e ho scelto la colorazione sul bronzo dorato. Poi ci serviranno un po' di perline da 3 mm, ce ne servono una, due, tre, quattro, cinque, sei per ogni orecchino, sempre se fate l'abbellimento sulla monachella, altrimenti soltanto 5 per ogni orecchino. Io sto utilizzando le Matte Metallic Brass Gold prese da Cadoro, sono questa colorazione molto bella che però ha il difetto di graffiarsi, la finitura è piuttosto delicata e la patina sopra insomma viene via se non state attenti a lavorarla con l'ago, quindi se le avete prestate molta attenzione. E poi ci serviranno delle Rocaille 15-0, io sto utilizzando le Permanent Finish Galvanized Starlight della Toho. Ci serviranno delle 11-0, pochissime in realtà, delle Rocaille 11-0. Io sto utilizzando le Pearl Ceylon della Miyuki. Queste sempre prese alla pallina. E ce ne servono davvero poche perché ne vanno un paio qui, metti a fuoco, una, due, e poi una sola, un paio sulla monachella, quindi diciamo un totale di 4 Rocaille per ogni orecchino. Poi ci servirà l'ago, io sto utilizzando una misura 12, è un pony beading, lo vedete perché è tutto storto e quindi si capisce perché i pony beading sono molto deformabili, però è anche comodo perché si riesce a passare bene nelle perline, essendo la punta un po' più arcuata. Quindi un pony beading misura 12 o comunque una misura 12 di qualsiasi marca, mi raccomando, utilizzate un ago sottile perché stiamo lavorando con le 15-0 e quindi ci ripasseremo più volte, quindi è necessario un ago sottile. Come filo utilizzo un filo di nylon trasparente da 0,14 mm, in particolare io utilizzo l'X1 e naturalmente voi utilizzate il filo con cui vi trovate meglio, anche il filo da tessitura va benissimo. Partiamo con questa infilata, due kite beads inserite in questo modo, vedete, quindi ci inseriamo nel foro in cui la kite è più stretta, non questo qui in cui è più larga. Quindi due kite, una perlina da 3 mm, una 15-0, quindi una rocaille, una perla da 6 mm, di nuovo specolarmente una rocaille 15, una perla 3 mm e due kite.
Le porto tutte in fondo al filo e chiudo a cerchio. Se volete vedere più nel dettaglio come chiudo a cerchio, ho fatto un video in proposito e ve lo lascio qua nelle schede e giù nell'info box, così se siete principianti potete vedere passaggio per passaggio come realizzo la chiusura a inizio lavorazione. Volevo dirvi che non è casuale l'infilata, potevo inserire anche tutte le kite vicine le une alle altre invece di inserirne due, poi le perle altre due, ma ho fatto in questo modo perché così il nodo capiterà in mezzo alle kite, ovvero se andiamo a vedere l'orecchino, il nodo capiterà qui in mezzo. E l'ho fatto perché in questo punto qui della lavorazione ci passeremo molte meno volte, quindi il nodo non ci darà fastidio. Se invece lo avessi fatto per dire qui o qui, sarebbe stato molto più scomodo. Ok, una volta che avrete chiuso a cerchio, fatto un paio di nodini, nascosto il capo di filo corto e tagliato l'eccesso, ci portiamo ad uscire dalla rocaille 15-0 che si trova prima della perla da 6 mm, quindi vedete, io sto uscendo da questa ed inseriamo sul lago 9 rocaille 15-0. Eccole qua. E uscendo da questa rocaille 15-0 ci andiamo ad inserire nella rocaille 15-0 che c'è dopo la perla da 6 mm, quindi questa. Ci inseriamo anche nella perlina da 3 mm successiva e tiriamo il filo. Sopra la perla si sarà creato questo archetto. A questo punto inseriamo 4 rocaille 15-0 eccole qui, e ci portiamo nel foro libero della kite successiva. Quindi sto uscendo dalla perlina da 3 mm e mi inserisco nel foro questo qui libero della kite e tiro il filo. A questo punto, fra una kite e l'altra, vado ad inserire una coppia di super duo. Così. E mi inserisco nel foro libero della kite successiva. E devo fare questo per altre 2 volte, quindi di nuovo una coppia di super duo sul lago e mi inserisco nella kite successiva. Di nuovo una coppia di super duo e mi inserisco nella kite successiva. A questo punto, specularmente a questo lato, vado ad inserire di nuovo 4 rocaille 15-0, così, e mi inserisco nella perlina da 3 mm che c'è subito dopo, quindi qui. Eccoci qua. E ci ritroveremo con questo modulo così. A questo punto devo attraversare di nuovo l'archetto e portarmi ad uscire dall'ultima delle 4 rocaille da questo lato qua, quindi a quest'altra estremità. Quindi cammino con il filo fino a portarmi ad uscire da qui. Ok, nel frattempo ho anche cambiato il tappetino sotto perché mi sono resa conto che il tappetino chiaro con le perline chiare risaltava poco, così ho messo questo qui sull'azzurro, sul celestino, sperando che si veda meglio. Quindi nel frattempo ho camminato con il filo fino a portarmi ad uscire dall'ultima rocaille qui, vedete, dalla 15-0. A questo punto ruoto così il lavoro per praticità e vado ad inserire 4 rocaille 15-0 sul lago, eccole qui, e uscendo da questa rocaille mi inserisco nel foro libero della super duo successiva in questo modo. Fra una super duo e l'altra vado ad inserire una perlina da 3 mm e mi inserisco nel foro libero della super duo successiva. A questo punto vado ad inserire una rocaille 11-0 e mi inserisco nel foro libero della super duo successiva e
di nuovo una perla da 3 mm e mi inserisco nella Super Duo successiva. Di nuovo una rocaille 11-0 e mi inserisco nella Super Duo ancora dopo. Di nuovo una perlina da 3 mm e mi inserisco nella Super Duo successiva, che poi è l'ultima. E avremo ottenuto questo. Tirate bene il filo. A questo punto inseriamo nuovamente 4 rocaille 15-0 per fare la lavorazione speculare, quindi 4 rocaille 15-0 e mi vado ad infilare nelle rocaille che affiancano la kite. Mi inserisco in tutte e 4. Ok, e a questo punto inserisco sul lago 4 rocaille 15-0, 1, 2, 3 e 4, eccole qui, e mi vado ad inserire. Vedete qua fra la perla da 3 e la perla da 6 c'è una rocaille, ma io non mi inserisco in quella, bensì mi inserisco nella prima rocaille dell'archetto di 9 che c'è sopra la perla da 6 mm. Vedete? Mi inserisco in questa. Quindi non in quella che divide le due perle, ma in quella subito dopo, che è la prima delle 9 dell'archetto sopra la perla da 6 mm. E tiro il filo. E avrò ottenuto questo. A questo punto passo in tutte le rocaille dell'archetto di 9, quindi passo in tutte. E mi trovo ad uscire dall'ultima rocaille dell'archetto. Quindi non esco da quella che sta fra la perla da 6 e la perla da 3, ma quella subito prima, che è la nona dell'archetto. E ripeto l'operazione, quindi inserisco di nuovo 4 rocaille 15-0. Eccole qui. Sempre metti a fuoco, grazie. Non ci pensa nemmeno. Ok, le vedete, sono 4. E quindi uscendo dall'ultima rocaille dell'archetto mi vado ad inserire nella prima rocaille che incontro, nella prima rocaille 15-0, quindi vedete quella che c'è subito dopo la perla da 3 mm, quindi mi vado ad inserire lì. Tiro bene il filo e avrò ottenuto l'archetto sopra la perlina da 3 mm anche in questo punto qui. A questo punto cammino col l'ago ed esco da tutte quante le rocaille 15-0 successive che mi trovo nel cammino. Esco anche da quella che precede la Super Duo. A questo punto passo anche nella Super Duo. E vado ad inserire sul lago 6 rocaille 15-0, eccole qua. E quindi uscendo dalla Super Duo mi inserisco nella Super Duo successiva e se riuscite in un colpo solo passate anche nella rocaille e nella Super Duo ancora dopo per trovarvi ad uscire prima della perlina da 3 mm che c'è subito dopo. Quindi inserite 3,15. La kite in questo senso qui, quindi stavolta passate nel foro nella parte più cicciotta e poi altre 3 rocaille 15,0 e uscendo da questa Super Duo saltate la perla e vi inserite nella Super Duo che c'è dopo la perla e
se riuscite in un colpo solo passate anche nella rocaille e nella super duo ancora dopo. In questo modo avremo creato questa sorta di pendente sotto la lavorazione. A questo punto di nuovo 3 rocaille, 6 scusate, 6 rocaille 15-0. Eccole qui. E vi inserite nella super duo che c'è dopo la perla da 3 mm. Oggi fa difficoltà a mettere a fuoco. E avremo ottenuto questo. Noi stavamo uscendo dalla Super Duo, camminate con il filo nella lavorazione passando nel profilo esterno di rocaille fino a portarvi ad uscire dalla quarta rocaille 15-0 dell'archetto di 9 che sta sopra la perla da 6 mm. Quindi vedete qua c'è la perlina 15-0 che divide la perla da 3 e da 6 mm, non la consideriamo e partiamo a contare dalla rocaille 15-0 che c'è subito dopo, che poi è la prima dell'archetto di 9, quindi contate 4 rocaille, vedete in questo modo, e andiamo ad inserirne sul lago 5, quindi 5 rocaille 15-0 che ci serviranno per fare l'aggancio per la monachella. Quindi inseriamo queste 5 rocaille, mettimela a fuoco, grazie. Vedete 5 rocaille. Quindi noi stiamo uscendo dalla quarta dell'archetto di 9, saltiamo la quinta e ci inseriamo nella sesta. Ok? Quindi ci inseriamo, il filo esce dalla quarta, saltiamo la quinta che è quella dopo e ci inseriamo in quella dopo ancora che è la sesta. In questo modo avremo creato questo piccolo gancetto che ci servirà per mettere la monachella. A questo punto, dopo aver inserito questo cappietto, camminiamo nel profilo esterno, quindi passiamo nelle rocaille 15-0, ci portiamo ad uscire dalla rocaille 15-0 che precede la super duo, la prima super duo. Quindi a questo punto inseriamo sul lago 3 rocaille 15-0. Così. E passiamo nelle rocaille 15-0 successive. Così. Ok? Ci portiamo ad uscire dalla quinta rocaille dell'archetto di 6 che c'è sopra la perla da 3 mm. Quindi devo portarmi ad uscire da questa rocaille qui, vedete? Sopra la perla da 3 mm c'è un archetto di 6. Io cammino in tutte le rocaille fino a portarmi ad uscire dalla quinta. A questo punto inserisco sul lago 10 rocaille 15-0. Quindi una volta inserite le 10 rocaille 15-0, stiamo uscendo appunto dalla quinta dell'archetto di 6 sopra la perla da 3 mm, ci andiamo ad inserire nel foro libero della kite che c'è subito dopo, quindi qua nel foro in basso, diciamo. Inseriamo quindi nuovamente 10 rocaille 15-0 sul lago e uscendo dalla kite ci andiamo ad inserire nella seconda rocaille 15-0 dell'archetto di 6 che c'è sopra la perla da 3 mm. Vedete, la prima la saltiamo, ci infiliamo nella seconda, in maniera tale da lavorare in modo speculare rispetto all'altra parte. Quindi passiamo anche nelle altre 15-0 fino a portarci ad uscire dalla sesta, quindi dall'ultima dell'archetto di 6. E a questo punto ripetiamo il passaggio dell'altra che abbiamo fatto qua dall'altra parte, sopra la super 2 dobbiamo inserire 3 rocaille 15-0. Quindi mettiamo 3 rocaille 15-0 sul lago, così. Mettimela a fuoco. Rocaille e uscendo quindi dall'ultima rocaille 15-0 prima della super duo,
Ci inseriamo nella prima rocaille 15-0 che c'è dopo la Super Duo. Quindi qui. E così faremo l'archetto di 3 rocaille 15-0 sopra la Super Duo. Quindi una volta fatto l'archetto qui sopra la Super Duo, camminiamo nel profilo esterno del lavoro passando nelle 15.0 e portiamoci ad uscire dalle prime due rocaille 15.0 del cappetto qui in alto, quindi passo nelle prime due, salto quella centrale che è la terza e mi inserisco nella quarta e nella quinta in questo modo. Prima di tirare completamente il filo, lo tengo sul retro del lavoro in maniera tale che tirando poi del tutto il filo andrà a posizionarsi fra le perline qua dietro e questo farà sì che la perlina centrale del cappetto sia un pochino rialzata rispetto alle altre, così da creare un picco perfetto, vedete? A questo punto cammino con il filo nel lavoro fino a portarmi ad uscire qua giù, adesso vi faccio vedere precisamente dove. Portiamoci ad uscire dalle prime 4 rocaille 15-0 delle 10 che abbiamo aggiunto nel giro precedente. Quindi vedete, noi stiamo praticamente, consideriamo l'archetto di 6 rocaille che c'è sopra la perla da 3 mm. Noi eravamo usciti dalla quinta e avevamo inserito le nostre 10 rocaille, quindi partendo a contare non dalla quinta, ma da quella, non dalla quinta rocaille dell'archetto, ma da quella subito dopo, contiamo 4 perline, vedete? 1, 2, 3, 4, che sono le prime 4 del totale di 10 che abbiamo aggiunto qui. Quindi, uscendo da queste 4 perline, uscendo dalla quarta, andiamo ad inserire un ulteriore 15-0 sul lago, così, e andiamoci ad inserire nella terza rocaille 15-0 che c'è qua prima della kite, quindi vedete tra la super duo e la kite ci sono 3 rocaille 15-0. Noi ci dobbiamo inserire nella terza che è quella che sta prima della kite e tirate molto bene il filo. In questo modo cosa succederà? Che le perline, le 10 rocaille 15-0 si avvicineranno alla lavorazione grazie a questa perlina 15-0 appena aggiunta. A questo punto passiamo anche nella kite, ok, e passiamo anche nella 15-0 che c'è subito dopo, quindi nella prima delle tre che c'è dopo la kite, quindi mi inserisco in questa. Tiro bene il filo, inseriamo un ulteriore 15-0 sul lago e siccome dobbiamo lavorare in modo speculare, ci dobbiamo andare ad inserire nella settima rocaille delle 10, quindi partendo a contare da qua giù contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ci inseriamo nella settima. Ecco, vedete? Mi inserisco in questa, quindi partite a contare dalla kite qua giù, quindi contate una rocaille 15-0, 2, 3, 4, 5, 6, vi infilate nella settima. Perché nella settima? Perché voi dovete inserirvi nelle ultime 4 che ci sono qua. Come noi qua siamo usciti dalle prime 4, quindi qua su dobbiamo infilarci nelle ultime 4, in questo modo, vedete? E la lavorazione verrà così. A questo punto il modulino può dirsi concluso, non vi resta che ripassare un pochino nel lavoro, rinforzare quassù ulteriormente il cappetto, quindi mi raccomando, noi adesso stiamo uscendo qua giù, voi ripassate tutto il profilo esterno, ripassate un'ulteriore volta nel cappetto, scendete di qua facendo qualche nodino, ripassate anche qua giù un'ulteriore volta per consolidare, vedete questo punto dove ci sono le rocaille qui attorno alla kite. Ripetete qualche altro nodino e poi ripassate nel lavoro e poi tagliate il filo in eccesso. Quest'ultimo giro in cui ripasseremo a vuoto soltanto con il filo senza inserire nulla, ci servirà per dare ulteriore consistenza al lavoro, per sistemare meglio tutte le perline del profilo esterno, per consolidare il cappetto e quindi poi per fare anche i nodini. Quindi mi raccomando, non risparmiatevi questo passaggio, fatelo.
Ok, ho chiuso il lavoro, non vi ho mostrato come faccio i nodini e tutto perché nel video a cui vi ho rimandato all'inizio del tutorial mostro sia come iniziare che come concludere il lavoro, quindi mostro il primo giro ma mostro anche come chiudere alla fine con i nodini. Quindi vi rimando a quel video se avete dei dubbi, insomma, su come chiudere il lavoro. Dopodiché, una volta chiuso il lavoro, ho applicato qui un anellino più grande inserendomi nell'asolina che abbiamo creato. Poi ho agganciato la monachella all'anellino tramite un altro anellino più piccolino. E questi, insomma, sono gli orecchini Eva. Io spero che vi piacciono, che il tutorial sia chiaro. Per qualsiasi dubbio o domanda, scrivetemi tutto nei commenti. E se realizzate questi orecchini, mi raccomando, taggatemi nelle vostre foto o comunque mandatemele alla mia pagina Facebook e poi io le pubblicherò nell'album dedicato alle vostre creazioni. Un bacione grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!